Elettroscariche a massima potenza. Proprio quello che cercavamo, eh. Siamo su Nintendo Switch questa volta, su Lego Jurassic World. Mi sono fatto un po' prendere la mano. Graficamente sembra tutto abbastanza uguale. Ok. Allora, iniziamo, tanto sappiamo benissimo alcune cose come funzionano. Tu dici? Non saprei. Allora, la prima cosa da fare è dare la corrente. Un fungo. Oh, quando dice fungo elettrico mi fa impazzire. Sa che ci siamo, eh? Nel frattempo ci conviene sempre. Avete visto come si sente molto in lontananza? Sono stato molto in dubbio se portarvi questa serie oppure no. Lo volevo sicuramente provare. Perché secondo me è più che altro per capire anche la differenza. E poi perché ero curioso di vedere se alcune parti di DLC che avevano detto che sarebbero state aggiunte, se l'hanno aggiunte veramente. Nel frattempo ci conviene iniziare già pure quest'altra parte. Visto che in teoria ci mancherebbe anche un'altra parte. Sì, in teoria veramente ci manca il pezzo là sopra, eh. È giusto per. Ok. E gli anni di mia madre in Anna Canini. Ragazzi, ma state parlando un po' troppo spesso. State attenti perché qua. Le vedere a te. Dai, allora, queste ce le becchiamo. Perché per me non trascurare. E poi ci conviene spingere. Anche i tasti non li hanno cambiati, eh. Questo è il mio primo gioco Lego su Nintendo Switch. Ma anche su Nintendo, secondo me. Allora, la data di tua madre devi mettere. Te l'ha detto pure prima. Allora, vediamo un po'. Ho sbagliato, scusami, c'è ragione. Allora, abbiamo detto X, Y e B. Vado un po' in difficoltà, come. Monta, monta. Ah, ah, ah. Non serve la corrente, vai, Gesù. Con calma, eh. Dove che ha? Vedete quello stemma centrale? Assomiglia un po' a quello di Batman. Mi piace la salsiccia, ma a lui o a. Aiutatelo! Uccidetela! Uccidetela! Ma anche no, credo sia spacciato il ragazzo, eh. Ti manca un pezzo. Velociraptor. No, non Velociraptor. Magari uno degli altri siti ha trovato qualcosa. Per un po' lo prendevamo. Beh, per i salvataggi. Credo che sia essenziale. Alcuni pezzi di audio sono un po' diversi. C'è un velociraptor proprio qui sotto. Aspetta che ora scavo e te lo dico, eh. Devo solo continuare a scavare per un altro. Sì, sì, scavo. Era lì. C'ero qua. Infatti penso che hai sbagliato lato, eh. Un velociraptor. Sì, è in buone condizioni. Voglio un riconoscimento parziale. Non credo. Momento un attimo, voglio un attimo vedere una cosa. Tra i comandi, opzione. Ah, volume audio. Volume audio è un po' più basso. Di solito generalmente l'audio è potentissimo nei giochi Lego. Praticamente mio. Invece praticamente qua. Non sappiamo che le donne
sono quelle che saltano meglio. Ok, con calma, eh. Ma guarda un po'. Ma guarda un po'. Guarda che mi stavi saltando bene. Ok. Te lo getto, eh. Per la scala, bravi. Che poi sono intelligenti perché sanno dove devono andare, ma anche se devono andare a destra o a sinistra. Questo affare è incollato qui. No, il minikit stavolta. Dai, stiamo attenti a non beccarli, perché mi farebbe piacere poi beccarli con cautela. Sarò estinto. Un martello pneumatico. Sì, bravo, bravo. Farò attenzione. Anche se credo che secondo me forse credo che sia la console più adatta per questi giochi. Poi magari lo scopriamo, cioè nel senso che poi magari man mano che facciamo ci rendiamo conto del contrario, ma non credo. Le donne devono saltare, ecco, tipo dall'altra parte sarebbe una grande cosa. No, quello non lo becchiamo. Lo becchiamo in un altro momento. Allora, me ne serve ancora un altro. Quindi proviamo ad andare di là, perché là non ci abbiamo beccato. E schiavate, schiavate. Allora, direi di rompere qua, perché qua c'era un veicolo fantastico. Non lo ricordavo l'altra volta. Facciamo andare lui, che lui il campione, vai. Ops, pardon, mi scusi signora. Certo, fate come dico, non come faccio. Fate come dico. Mi sa che deve scavare sempre. Vai, vai. Potremmo far montare? No, Ellie no. Alan, mi sa che devi. E questo è il terzo, eh? Un artiglio retrattile di 15 cm molto affilato sul dito centrale. Sì, si è spezzato la mano, attenzione. Professor Grant, professoressa Sattler, pronti per un altro tentativo. Io li odio, i computer. Il sentimento è reciproco. Allora, proviamo a vedere se... Ah, vedi? Che secondo me... dobbiamo utilizzare l'artiglio, eh? Così magari vediamo di, no... di non farci male. Oh, guarda, questo è un sacco di... Ok... Qua rompi che è sempre meglio, anche se quelli dorati sono sempre meglio. Vai. Pardon, mi scusi, signor. Provaci tu. Fai attenzione, quella fune tiene su del. Sai. Come si dice? Sì, il carro. Equipaggiamento del carro, ecco. Teneva su dell'equipaggiamento del. Ma anche graficamente. Cioè, sicuramente è superiore a quello del PC. Mamma, quello del PC era un disastro. Ma la signorina Sattler, come la facciamo salire? Sono perfettamente conservata. Ok. Non la accompagniamo, lo facciamo andare da sola. Là c'è qualcosa che ci dobbiamo ricordare prossimamente per quando dobbiamo becchiare. Cosa di strano? Dovrebbe avere due ruote, non una sola. E un manubrio. Ecco perché sei caduto, Dave. Non c'era il manubrio. Ah, hai capito, sei salito sopra una cosa senza manubrio. Hai capito? Wow. Ma proprio. C'è il cervello che ti scureggia. Ok, allora. Sì, là c'è qualcosa. Mi pare che qua. Bravissimo. A parte. No, lo so, sappiamo che il DNA ci dà informazioni. Però questo dovrebbe essere il manubrio. Che poi mi pare che lo tipo lo attacchiamo così. Zuppete. Sì. Beh sì, sarebbe più sicuro. È davvero difficile mantenere l'equilibrio. Oh scusami, ti ho dato una sberla così. Allora, ti serve una ruta. Che forse potremmo trovare. Oh, no, aspetta. La ruota sta qua, però qua si monta, eh. No, non vorrei montare qualche mini kit qua. Aspetta, andiamo un po'. Mi pare che non c'è. Ecco, te pareva. Vabbè, fa niente, dai. È la curiosità che mi spinge erroneamente. Ora sembra la figura delle istruzioni. Sarà un colpo blosso per lo schermo. Sì, facciamo fare tutto lì, guarda. Tin, tin. Non è che lo faccio apposta, ma lo faccio di volontà. E dov'è il divertimento? Siamo
schiacciando tutto. Ok, penso che vada bene, eh? Addirittura. Yahoo! Un disastro, un disastro. Allora, mi sa che è meglio che ci togliamo di mezzo da questa situazione. Ci raccogliamo un po' di oggetti vari. Ah no, mi serve per forza Sattler, vai. Dottoressa, c'hai ragione. C'hai ragione. È solo che praticamente a volte ci dimentichiamo dei tasti. Però io direi di far saltare sempre la dottoressa, perché è lei quella che dovrebbe essere più agile, no? No, attenzione che c'ha le emorroidi. Non riesce a saltare ancora. Ok, ce l'ha fatta, eh. Ah, ma anche Alan ce la poteva fare. No, attenzione, questi tre si costruiscono dopo. Vabbè. Mentre ci becchiamo anche queste monetine, entriamo, vai che è meglio. Ma lei che crede di essere? John Hammond. Ho un'isola. Una specie di riserva biologica. È spettacolare, non ho badato a spese. Le spettacolare è poco. I bambini. Se ma pure i grandi. Persuadervi a firmare una perizia sul parco, potrei rimettermi a galla. Che razza di parco è il suo? Diciamo che è materia vostra. Questo è un doppiatore importante. È molto uguale, eh. Infatti mi ricorda anche tantissimo. E così voi due scavate dinosauri? Beh, ci proviamo. Farete l'abitudine al professor Malcolm. Soffre di un deplorevole eccesso di personalità, specialmente per un matematico. Causologo per l'esattezza. Allora, non vorrei essere pignolo, o magari non vorrei dire sciocchezze, ma ho l'impressione... Aspettate, dopo vi aggiorno. E poi magari ditemi se la pensate anche voi come me, eh. Ci guardiamo un attimo qua che cosa abbiamo sbloccato, perché io ho la memoria corta e non mi ricordo una mazza. Però quello che adoro di questi giochi Lego un po' più vecchi, cioè la vecchia maniera, è che si sbloccano i personaggi. E quando si sbloccano i personaggi è la parte più bella, secondo me, la parte più divertente. Vabbè, minikit non li ho beccati, sono stato attento. Però abbiamo sbloccato Alan Grant, normale perché l'abbiamo utilizzata. Ma ci sono anche dei personaggi aggiunti alla fine, quindi vuol dire che qualche DLC ce l'hanno già aggiunto. Quindi sono stati di parola, su questo lo sapevamo, che in pratica ci avrebbero dato già subito dei personaggi. Infatti avevo qualche dubbio, ma niente da fare. Ok, quindi i personaggi li abbiamo sbloccati, i veicoli, anche rispondito di Jurassic Park aggiunto, e il muletto, che poi sono i due che abbiamo utilizzato. No, che poi c'è anche autospaziatrice. Vabbè, ce ne stanno sicuramente degli altri. Però chissà perché poi i veicoli bisogna sempre acquistare. Tanto se ne raccogliamo e sblocchiamo anche il moltiplicatore, sarà sicuramente un gioco da ragazzi. Non so se avete notato pure voi, ma in pratica, a parte per esempio qui, noto che la grafica è migliore. Secondo me il frame rate potrebbe essere anche un pochettino più stabile, perché prima lo vedevo un po' più sfalsato. Se vi ricordavate l'altro episodio che vi ho portato, l'ho portato su PS4 Pro, quindi in teoria dovrebbe essere migliore la grafica. Mentre invece qua noto che secondo me la grafica è migliore. È anche più grande. E poi in alcuni punti ho l'impressione come se la musica fosse diversa. Non mi vorrei sbagliare. Tipo per esempio all'inizio, prima che finisse il livello. Non lo so, magari non vorrei dire sciocchezze. Allora, noi in teoria potremmo andare sia a World che a Jurassic Park. Però lui ci dice di andare di qua e noi naturalmente lo ascoltiamo già da subito. Che macchina. Ok. Pardon? Aspetta, ti supero, eh. Avrei dovuto prendere la macchina davanti, eh. Ok. Sì, eh. Non sono un grande pilota, eh.
generalmente è vero che ci siamo esercitati un po' con Mario Kart, però insomma, smettila. Se servono pezzi di ricambio, prendili dal deposito e non dai pannelli di controllo. Che ti manca? Allora, questa potrebbe tipo una ricarica, qualcosa. C'è corrente, allora ci vuole corrente, ci vuole. Allora, di qua non ce la faccio, Forse qua c'è qualcosa, Mi sa che dobbiamo scavare? Sì. Magari ci trovi un gruista. Ecco, forse vi liberiamo, ragazzi. Ha ragione, scusate. Ah, quindi adesso abbiamo tutti. Cioè, abbiamo Ellie, va bene, ok. Poi abbiamo Alan Grant e poi abbiamo anche John Hammond. E basta? Sì. Giustamente John è il padrone. X, B, X. Quindi è X... No, ho sbagliato. Ho capito. Quindi è X, B, X. Molto mi confondo un attimo con i tasti, Pardon. E allora, perché cammini con un salame in mano? Vabbè. Dai ragazzi, forza, vai, si schizza via. Chiariamo una cosa, John. I suoi finanziatori, che io rappresento, sono molto preoccupati. Entro 48 ore, se non sono convinto, non lo saranno neanche loro. Le faccio chiudere bottega, John. Manca a dire anche che... Te freghi, te cristalli sono fantastici. Questa specie di performance è estinta dal Cretaceo, lo capisci? È impossibile che si trovi qui. Dottoressa dovrebbe guardare un attimo di qua, prego. Eh sì. Esperienza da accapponare la pelle. È un dinosauro. Continua a dire, per me la grafica è meglio, La vedo più stabile. Mentre invece su PS4 Pro il T-Rex va a 50 km. Sgranava un po'. T-Rex? Lei ha qui un T-Rex. E non la vedo. Un T-Rex. Professor Grant, mia cara professoressa Sattler, benvenuti al Jurassic Park. Benvenuti, ragazzi. Come c'è riuscito? Glielo mostro. Ok. Oh, ci mettiamo sotto i piedi, dai. Attenzione che... Ok. Oh, potremmo stare tipo anche 3 ore qua sotto. Allora... ci indica da questa parte, vai. Ha detto che ce la mostra. Beh, in teoria avremmo potuto prendere per esempio anche il veicolo. In teoria. Ragazzi, venite con me, credo, no? È inutile. Le porte non si muoveranno finché non avranno installato gli ingranaggi. Per me non c'è problema, visto che da questa parte abbiamo solo erbivori. Ok, dottoressa, vai. Vai. Ce la fa saltare, dottoressa, scusami. Vai. Perché non ce la fa? Ah. Scusate, però abbiamo un po' di problemi. Forse ce la facciamo. Ingranaggi è messo, In teoria dovrebbe funzionare. Anche se penso che... mi serve forse il tasto? Allora, di qua... qua sembra tipo una cosa che bisogna tagliare. Alan, tu c'hai il seghetto, Sì, qualcuno che si mette sotto per raccogliere? No, dammi la dottoressa che è meglio, perché se non la dottoressa deve saltare. Occhio, vai. Schianto. Bello, questo è fantastico, Ci siamo rotti. Ok. Dovremmo esserci.
Non ho capito perché non siamo andati col veicolo. Comunque, capiremo anche questa. Allora, questa si poteva rompere? No. Allora, vediamo un po' se tipo... no, purtroppo no. Ero quasi convinto che l'avremmo voluto prendere e invece niente. Allora, da questa parte dobbiamo andare. Ma dalla dottoressa come scappa? State venendo, raga. State venendo, sì. In teoria noi qua dovremmo poter sempre salvare, ma non credo che ci dovrebbero essere problemi. Allora, zona fantastica, fatemi vedere se... No, guarda qui, guarda qui. Io sono sempre più convinto che sia diverso. Allora, io ho un salvataggio. Ah no, questa è la mappa, ok, mi ricordavo male. Ok, perfetto. Andiamo di qua, venite. Donzelle e donzelli, venite. Là sotto troverai una grande dino curiosità. Pure queste, per esempio, non le mettono più. Ma perché? Cosa? Il parco di divertimenti più avanzato del mondo intero. Dicky? Tra un po' gli viene l'infarto. Vi mettete tutti a sedere? Una sola goccia del tuo sangue ha miliardi di filamenti di DNA, i mattoncini della vita. 100 milioni di anni fa c'erano le zanzare come ai giorni nostri. A volte, dopo aver posato... Oh, questa scena è bellissima. La zanzara si posava su un ramo d'albero, restava invischiata nella resina che si fossilizzava. Con tecnologie fantascientifiche, gli scienziati di Jurassic Park hanno estratto il sangue conservato nella zanzara. E ora possiamo creare un baby dinosauro. Buongiorno Harry. Qui dobbiamo acchiappare le zanzare praticamente. L'imprinting avviene sul primo essere col quale entrano in contatto. Eccoti qui. John, il controllo che state tentando non è possibile. Se c'è una cosa che l'evoluzione ci ha insegnato è che la vita vince sempre. Che specie è questa? È un velociraptor. Sono letali a 8 metri. Ah, non ti voglio dire l'infarto, Ho cacciato tutti gli animali dei quali si va a caccia. Ma come si muovono questi? 80-100 km l'ora in spazio aperto. Hanno buona memoria. Bene, diamo da mangiare a quelle lucertole giganti. Oh sì, fantastico. Forza, andiamo. Allora, iniziamo, dobbiamo andare a mangiare. Ci starebbe a malapena una capra. Ok. Allora, iniziamo. C'era un punto in cui ho visto... Che sono quelle cose da terra? Io inizierei... Da qua no. Ok. Ci conviene sempre rompere e recuperare. Vabbè. Ci spostiamo di qua. Dobbiamo andare a mangiare a Velociraptor. Una figata pazzesca. Ci sta uno che sta là sopra che sta dormendo. Fantastico. Ma dove si comincia? Allora, non mi ricordo che in pratica... Allora, mi sa che qua dobbiamo iniziare. Anche se tu c'hai qualcosa per dare la corrente, non ti vorrei deludere. Mazza. Ora aggiungiamo una mucca. Allora, la mucca sta là dentro, sì. Non fa parte del pannello di controllo del recinto. Ma che? Ok. Attenzione, Ma quindi hai perso qualcosa? Alan, secondo me Alan al terzo episodio gli vengono 7 infarti di continuo. Colpito da triplice infarto. XBX. Quindi è XBX. Chi la porta giù la mucca? No, no, scusami, addestratore ci vai tu. Alan non si sporca le mani. E poi ti diamo la corrente. No, ok. Daisy, ti portiamo a cena. Beh, più o meno.
No, a cena la portiamo. Solo che lei non sa che deve camminare. Che deve fare tapirulan. Allora, il giro sulla... Il giro ce lo facciamo noi, eh. Ok. Che poi sembra un toro, insieme a una mucca. Vai. Manzo fresco. Manzo fresco. I raptor mangiano meglio di me. Ok, non è una buona cosa. Oh, caramba, è già mattina? Sì. Sì, tra un po' ti sparavo nella gamba. Ok. Allora, facciamo anche il gruista, eh. Finisci di mangiare, Daisy, mi dispiace. Ma diventi pappa per qualcun altro. Che questa cosa è praticamente... Cioè... Poi gli animalisti è qualcosa di impressionante, praticamente. Buon appetito. Non è tanto corretto. Che stanno facendo? Li nutriamo. Nutriamo? Ops. Essenza del caos. Questa parte non me la ricordavo. Nonno! Bambini! Ci sei mancato tanto. Dici? Oh, no, ma non c'è, c'è il costume, c'è mutande zebrate. Che c'hai? Sono i vostri mezzi di trasporto. Non ci sono autisti? No, 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 niente autisti. Sono elettrici. Corrono lungo delle rotaie. Qui non si... Qui non ci si sbaglia. No, non si sbaglia. Benvenuti al Jurassic Park. Qualcosa è caduto, attenzione. Non ho chiaro il concetto di caos. Detto in due parole, è l'effetto farfalla. Una farfalla batte le ali a Pechino e a New York arriva la pioggia invece del sole. Ecco, vede? Nessuno poteva prevedere che il professor Grant sarebbe saltato così da un veicolo in movimento. Alan! Oh, wow! Niente paura, non c'è pericolo. È malata. Ok. Fantastico. Devo insistere, dobbiamo muoverci. Io resterei insieme al dottor Harding per finire qui. Sempre certo. Che... Succede più o meno ogni 6 settimane. Dovrei vedere degli escrementi di dinosauro. Cacca per... Cacca per il modo... Voglio vedere la cacca. Vai, lei si getta nella cacca e... Accidenti, eh. Che schifo. Accidenti lo dico io, dai. Ok. Ti hai trovato uno stro... una cacca? Vai. Ho capito, hai ragione, scusami, pardon. Questo è l'illa delle Antille. Ma glielo facciamo vendere a lui. Ma gli animali non lo mangiano. Ne è sicuro? Beh, quasi. Forse è qua dentro, no? Ok. Mi sa che forse ti devi spostare, aspetta. Ah, ci dobbiamo arrampicare. Ok, attenzione. No, no, non funziona così. Mi sa che dobbiamo andare più in alto. Ok. Ah, fantastico, altra cacca. Sempre cacca, però vedo che ci sono anche dei ragni. Non c'è traccia di bacche di lilla. Sì, però hai trovato un ghiacciolo, eh. Io non me lo mangerei, visto dove l'abbiamo trovato. Ah, vedi, ha bisogno quindi di un ghiacciolo. Allora, ghiacciolo glielo diamo. Beh, comunque ha un'intossicazione da bacche di lilla. Allora, ti è piaciuto, Sara? Se mai incontrassi mia figlia, non... Quindi adesso gli serve anche... di 6 tonnellate come lei. Una mela e una carota? Ora vediamo. Oh, là c'è un'altra cacca, ragazzi.
Proviamo a saltare di qua e vediamo, riesce a mirare? No, non c'è niente per sparare, eh. Invece sì. Ok, facciamo andare sempre. No, non credo che ci sia qualcosa. Devi oscillare, sì. Tipo Tarzan, eh. Allora di qua. Non credo ci sia qualcosa qua, eh. Solo piante, piante. Oh, aspetta, aspetta, c'è qualcosa, c'è qualcosa. No, hai ragione, scusami, a volte ci confondiamo. Vai. Questa sembra una bacca, però, eh. No, ho sbagliato, però, eh. Aspetta un attimo, perché se lo faccio risalire, forse riusciamo, eh. Oh, non ho capito che... Ecco, è ritornato, eh. Prendi. Vediamo un po'. La bacca, dove cavolo... Forse non è una bacca, eh. Ma che cavolo hai trovato? Signorina, lo so che non è cacca, però è sempre qualcosa. Che cos'è? Un altro... Ah, la mela, mela! Vai, vai, vai! Abbiamo beccato pure la mela, vai! E vai, ci gettiamo! Quindi la mela te l'abbiamo trovata! Magari se siamo fortunati, o meglio, se sei fortunato, la carota te la trovo nella cacca che sta... Sì, te la trovo nella cacca che sta di qua. Dai! Speriamo di trovare una cacca nella carota. Una carota nella cacca. E invece l'abbiamo trovata. È strano il fatto che hai trovato una carota nella cacca e non è marrone. Sono micro vescicole. Interessante. Va. Va tutto bene. Sono davvero colpito, professoressa Sandler. Sta di nuovo benone. E sarà meglio tornare al centro visite prima che no. La tempesta ci sorprenda. Adesso iniziamo a divertirci. Adesso ci iniziamo a divertire. Ok. Vediamo di rompere un po' alcune cose. Non mi ricordavo se... Mi pare che sì. Ah, vedi, la carica si poteva fare. Ok, allora mi ricordavo bene. Ma queste non si rompono, scusate. Ok, qua abbiamo sbagliato. Fantastico. Eppure ero convinto che questo si potesse rompere, no? Allora, di qua? Eh sì, perché ho paura che... È sempre un piacere poter essere di aiuto. E infatti... tieni premuto per far caricare. Ah, quindi dobbiamo tenere premuto. Allora, voglio vedere se riesco a rompere qua, eh. Attenzione a non cadere, eh. Ok, fantastico, basta, non rompiamo più niente. No, l'auto è andata, mi dispiace. Tranquillo che adesso ti distruggiamo anche quell'altra, eh. Ok, dobbiamo andare dall'altra parte. Qua si rompe? No. Allora, io penso che qua... Ah, no, aspetta, aspetta. Così vedi, guarda. Non penso no? Che il dinosauro possa tenersi in equilibrio sul tronco. Meglio creare un'altra strada. Ah, per lui, sì. Ora vediamo, aspetta. Sto facendo un livello... Un video lunghissimo, raga. Il problema è che se gioco poi non mi stacco più da sta cosa. Mannaccia. Cioè, mannaccia, non è una cosa cattiva, è una cosa buona, perché vuol dire che in pratica il gioco... Qui non c'è nessun ponte. Allora, qua c'è qualcosa che dobbiamo innaffiare, eh. Dottoressa, prego. Speriamo che cresca abbastanza. Secondo me si sfondano, comunque, fa niente. Oh no, l'albero caduto ha disattivato il pannello di controllo porte. Porca miseria, quindi praticamente ci dice proprio male. È andato, eh? Ok, sto anche distruggendo di qua giusto per le monetine. Dottoressa, no, che tu non sai costruire, attenzione. Gary, vai,
scusami, pardon. Vai. Allora, X, B, Y. Quindi è X, B, Y. Pensavo fosse sempre lo stesso. Di qua, di qua. Potrebbe essere qualcuno in servizio ad attivare la scala per la passerella, ma sai, non posso di certo biasimare chi cerca di sfuggire a questo clima. Questo clima, dite? Infatti avete visto, è cambiato il tempo. All'improvviso si è fatto brutto. Allora, qua mi serve... Che fine ha fatto la manovella del verricello? L'ha mangiato un dinosauro? Secondo voi là dentro ci sta un altro mini kit? Secondo me sì, dobbiamo stare attenti. Allora, ci serve una manovella? E dove cavolo sta? Dottoressa, oh, forse è qua, aspetta. O là in alto. Ma che c***o? Dottoressa, mi sa che mi deve salire, perché... Ok. Forse è quella? Oh. No. Vediamo se ce la facciamo. Mi sa che... La facciamo fare a lei? Sì. Ah, nella cacca. Vai, fantastico, dottoressa. Può dare il meglio di sé. E andiamo, vai. Speriamo che ci sia la roterra marrone. Se ci sta, ci sta. L'ho vista perché penso che l'abbia lanciata, no? No. Sì, manovella, sì. Ah, pensavo fosse la rotella, invece ci vuole la manovella. Con tutto il rispetto. Ce la facciamo? Sì. Abbiamo aperto anche per il nostro amico. Qua è curioso. No, non c'è niente. È arrivato. Aspetta. Mazza, sta lontanissimo. Scusate. Da quel buco. Ok. Ciao. Quante volte l'ho detto e ripetuto che ci volevano meccanismi di blocco alle portiere delle macchine. Numero 151 sulla lista dei guasti. Abbiamo i problemi di un grande parco dei divertimenti e i computer non sono nemmeno avviati. Dennis, siamo nelle tue mani e ora scopriamo che hai le dita di burro. Non sono apprezzato dai miei contemporanei. Conosce chi sa collegare connection machines e fare il debug a 2 milioni di linee per la miseria che mi dà? Silenzio, tutti quanti. Sono al recinto del Tyrannosaurus. Ricorda, embrioni vitali non ci servono se non sopravvivono. 1,5 milioni se porti via le 15 specie dall'isola. Alle 7, al molo est. Ok, quindi anche questo l'abbiamo completato con relativi personaggi. Speriamo, ce n'erano una marea. Vabbè, punteggio qua. Possiamo anche andare avanti. Non si può andare avanti. Sì, si può saltare con questo, vabbè. Però i personaggi, sapete, ve li faccio sempre vedere. Qua 77%. Non c'è bisogno, manco che secondo me approfondiamo tanto. Minikit, ne ho beccato uno di sfuggita. Alan Grant, ok. Non l'abbiamo sbloccato già prima, no? Ah no, ma aspetta, qua ci dà diverse versioni però, eh. Abiti, mise diverse, abbigliamento diverso. Dennis Debris, ok. Donald Gennaro. Gennaro per il secondo nome. Tecnico del laboratorio. Vabbè. Mentre invece come veicoli, che cosa ci hai sbloccato? Ah, questo l'ho preso di sfuggita, ma... Vabbè. No, no, no! Lo dovevo per forza prendere. Questa è un'altra cosa galattica di questo gioco, il fatto che si possono poi sbloccare anche tutta una serie di dinosauri. Vabbè, che ve lo dica a fare. Lasciamo perdere. Quindi livello completato, è andato alla grande, continua la storia. La strada continuiamo nel secondo episodio. Naturalmente qua se vi invito a passare un video, un bel commento, un bel mi piace. Ci vediamo al prossimo video. Bye.